Le ho la parola in rappresentanza del comando truppe alpine. Il vice comandante del comando truppe alpine e comandante della divisione tridentina, generale di divisione Marcello Bellacicco. Buongiorno a tutti, un saluto, me lo consentono le autorità, prima a tutti gli alpini che sono convenuti qui a Bressanone per queste giornate, perché non è poi così semplice essere presenti in questi appuntamenti. È una cosa molto bella, indubbiamente, perché ci si ritrova, perché si rivivono i momenti della gioventù, come accennava prima di me. Però chiaramente partire dalle nostre case per arrivare fin qui a Bressanone non è poi così semplice. Quindi un saluto sicuramente a tutti coloro che sono convenuti qui, un saluto alle autorità, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro segno, per il segno che avete voluto dare essendo presenti stamattina. Ho sentito parlare di gioventù, ho sentito parlare di ricordi, è vero, anche per quanto mi riguarda io ho passato i miei primi anni di vero servizio militare, perché l'Accademia è l'Accademia Militare, la scuola d'applicazione anche è un momento formativo, ma io, a essere sincero, quando da giovanissimo ufficiale ne ho assegnato, appena assegnato, mi presentai in quel di Monguelfo il 3 gennaio del 1983, c'era meno 28 quella mattina alla caserma Battisti di Monguelfo. Il piazzale dell'alzabandiera era completamente ghiacciato e io mi sono detto: dove sono finito? Anche perché ero arrivato da buon giovane ufficiale alle 4:30 del mattino lì in Monguelfo, avevo spento la mia macchina diesel a gasolio, ignaro che se l'avessi lasciata spenta nel giro di mezz'ora saremmo stati congelati io e la macchina. Ma quello è stato il momento in cui per me si è accesa la luce, e ve lo dico con la massima sincerità: arrivare al reparto, vedere la prima alzabandiera alla caserma Battisti, vedere l'allora tenente colonnello Malara, comandante del Trento, il capitano Graziano, che adesso è quello che è, capo di Stato Maggiore della Difesa, comandante della 94esima compagnia, che mi ha fatto fare tutto quello che si faceva fare ai giovani ufficiali neo assegnati, quindi potete immaginare, passi del leopardo, ma lasciamo perdere perché altrimenti andiamo a finire magari pure nel penale. Ebbene, il ricordo di gioventù, ecco, io lì ho cominciato a vivere, ho cominciato a capire che cosa significasse essere un comandante. Dopo pochi mesi assunsi il comando della 94esima compagnia e vi assicuro che tra tutti i crest dei miei comandi, dei reparti che ho comandato, il crest della 94 è grosso a queste dimensioni, gli altri erano le dimensioni normali. Ebbene, allora c'erano alpini bergamaschi, alpini bresciani, alpini altoatesini, e non era semplice gestire questa miscellanea, gestire questa simbiosi, questa unione, perché ovviamente ai bergamaschi e ai bresciani non manca nulla, come caratterina, e agli altoatesini pure. Per cui oserei dire che l'istituzione degli alpini, con le sue caserme, non solo mi consenta quella di Bressanone, ma le caserme di Varna, le caserme di Brunico, di Monguelfo, di San Candido, di Vipiteno, erano posti dove giovani bergamaschi, bresciani e altoatesini si incontravano, condividevano le camerate, condividevano la vita comune, condividevano le sofferenze, perché ringraziando il cielo agli alpini non abbiamo mai risparmiato nulla in termini di attività, di impegno e di sacrificio. E forse anche per questo
che le nostre adunate sono abbastanza cospicue e guardano dall'alto le adunate delle altre associazioni. E quindi in quella sofferenza, in quell'impegno, anche imposto, perché era servizio militare, era la leva, quindi si trattava di avere dei giovani che arrivavano prima a Merano a fare il carro e poi in Valpusteria, a cui si imponeva di fare un servizio. Però, credetemi, si vedeva piano piano, settimana dopo settimana, mese dopo mese, di come crescesse quel senso di appartenenza, di come la 94esima compagnia, ma dico la 94esima compagnia, ma potrei dire benissimo tutte le compagnie o le batterie della Brigata Tridentina. Quel senso di appartenenza cominciava a unire quei giovani che si erano ritrovati in quella caserma e cominciavano a essere vicini, cominciavano a lavorare insieme. E allora oserei dire che, come sempre, l'istituzione militare è stata pioniera anche, diciamo, nell'integrazione in una zona come l'Alto Adige, che è inutile che ce lo raccontiamo, indubbiamente ha avuto dei momenti non semplici nel passato. Ebbene, la caserma era l'elemento, la zona, il posto dove si otteneva la prima integrazione. E adesso che parliamo di professionisti, parliamo di soldati, di alpini, che scelgono di fare l'alpino per mestiere, ebbene, non sono cambiati i valori che hanno animato chi con la leva è venuto in queste caserme, in queste valli, a prestare il proprio servizio. Giusto l'altro ieri ero a Catania per onorare un caduto della Brigata Iulia. Io ho avuto modo di comandare la Brigata Iulia in Afghanistan ed era uno, caporale Ville, uno dei 7 caduti della Brigata Iulia nel periodo 2010-2011. Ebbene, lo spirito degli alpini di oggi, credetemi, è lo stesso spirito degli alpini che hanno dato anima, vita e corpo alle caserme che erano in queste valli. Non è cambiato nulla. Quindi è un invito oggi. È un invito oggi a festeggiare tutti insieme la Brigata Alpina Tridentina, a festeggiare tutti insieme questi ricordi che devono far parte di noi stessi e fanno parte della nostra vita, sono stati gli elementi di base della nostra vita. Perché io ho imparato a fare l'alpino qui in Valpusteria, ho imparato che cosa significasse portare questo cappello, perché le aspirazioni giovanili sono una cosa, la realtà poi è tutta un'altra, perché quando ti confronti con le difficoltà che comporta portare questo cappello, e allora lì si verificano le aspirazioni e le aspettative di una persona. E io devo dire che allora non ebbi mai nessun problema con nessuno degli alpini di leva quando si trattava di andare a Stava, come andammo, quando si trattava di andare in Valtellina per l'alluvione, quando si trattava di andare a fare i campi su queste montagne che sono bellissime, ma non sono semplici. Ebbene, allora non ebbi mai nessun problema di motivazione, di sforzo e di impegno, e non l'ho avuto neanche con la Brigata Iulia in Afghanistan, anche di fronte ai caduti. Quindi mai hanno mollato allora e mai hanno mollato adesso. Quindi significa che questo cappello continua a essere veramente un qualcosa di pesante nella vita di ognuno di noi. E di significativo, è un riferimento forte e tale deve essere. Io vi ringrazio per essere qui oggi e spero veramente di poter passare, come credo, una bellissima giornata insieme. Tra l'altro, come vedete, la fortuna dei forti e il tempo sta migliorando. Buona giornata e buon auguri a tutti e alla Brigata Tridentina.